Amiche ed amici di Games Village, Alessio ha avuto la fortuna, fortunissima, di provare Marvel Avengers, proprio provare, toccare con mano, e quindi facci un po' sapere com'è questo Marvel Avengers, come si gioca questo Marvel Avengers. Assolutamente. Sì, c'è da dire che dall'annuncio di qualche tempo fa, il punto focale di Marvel Avengers era proprio: ma com'è il gameplay, come risulta questo gioco? Noi fortunatamente l'abbiamo potuto provare per circa 25-30 minuti, quindi abbiamo fatto una prova considerevole, e in questa demo da noi testata appunto abbiamo potuto immergerci in tutti e i 5 Avengers testando il gameplay di ognuno di loro, perché il punto importante è proprio questo, cioè che ogni eroe ha un proprio stile di combattimento che ovviamente è legato alle caratteristiche fisiche del singolo eroe. Quindi chiaramente Iron Man potrà volare e sparare la G-Laser per distruggere i nemici, Hulk utilizzerà la propria forza bruta per sbaragliare gli avversari, Vedova Nera utilizzerà le pistole e i manganelli elettrici per sconfiggere i nemici, miau. Esattamente, e Captain America ovviamente il suo fidato scudo, e Thor il martello. Per chiunque avesse giocato recentemente Spider-Man o i Batman, ci troviamo di fronte a quello, alla riproposizione del free flow system, che sembra ormai imprescindibile per ogni videogioco supereroistico. Però c'è da dire che il team di sviluppo Crystal Dynamics, che per chi non lo sapesse sono i ragazzi che hanno realizzato i Tomb Raider, i recenti Tomb Raider, hanno comunque tentato di lasciare una propria impronta creando delle abilità uniche, dei poteri unici che potranno essere impiegati per un tempo limitato. Quindi ogni singolo eroe possederà ben 2 poteri unici, caratteristici, che appunto renderanno l'esperienza di gioco sempre diversa e sempre accattivante. Il feedback è sicuramente positivo. Positivo. E mi dicevi prima fuori camera che sarà possibile potenziare i personaggi, gli eroi, in maniera unica e diversa per ciascuno. Come funziona? C'è un albero delle abilità? Allora, il funzionamento è abbastanza semplice. Esistono gli skill points, che potranno essere guadagnati completando le missioni principali e secondarie, che sbloccheranno quindi in uno classico skill tree delle combo più potenti, più efficaci e più varie per ogni singolo eroe. Ma non è tutto, vi saranno altri 2 tipi di personalizzazioni che potranno essere effettuate. La prima riguarda i gear, quelli che gli sviluppatori hanno chiamato gear, cioè dei potenziamenti che verranno innestati sui corpi e sui costumi, diciamo così, dei nostri eroi, che garantiranno dei bonus statistici a seconda di quello che scegliamo, quindi bonus all'attacco, ai poteri e così via. Oltre a questo ci sarà una cosa totalmente estetica che gli sviluppatori hanno fortemente voluto, proprio perché diciamo, il loro desiderio è che i giocatori possano personalizzare gli eroi come vogliono, senza necessariamente dover stare a controllare parametri molto GDR-osi, se così li vogliamo definire. Quindi ogni singolo eroe avrà dei propri costumi che tra l'altro gli sviluppatori ci hanno rivelato ripercorrere tutta la storia nei fumetti di ogni singolo Avenger. Fichissimo, veramente fichissimo. È una cosa veramente bella, e quindi personalizzazione oltre ogni immaginazione sotto questo punto di vista. Senti, hai detto prima missioni secondarie, principali, sì. Ti hanno parlato anche di come funzionerà il sistema delle missioni? Cioè... Assolutamente sì, perché se ricordate, quando è stato annunciato Marvel Avengers si era parlato di cooperazione, però poi successivamente Crystal Dynamics e Square Enix hanno rivelato che esiste un single player. La situazione è molto chiara ed è questa: esisteranno le missioni principali che riguardano esclusivamente la campagna e che potranno essere completate tranquillamente in solitaria. Successivamente vi saranno delle missioni secondarie, se così le vogliamo definire, che richiederanno necessariamente il supporto di altri giocatori. Queste missioni non sono obbligatorie, e però forniranno ovviamente dei bonus specifici per ogni eroe, che possono essere costumi, skill uniche, e quindi sicuramente è un buon modo per variegare la formula. E tra l'altro questo apre ad un aspetto molto interessante, perché la volontà del publisher è di proseguire lo sviluppo del gioco anche una volta che è stato pubblicato, introducendo successivamente nuovi eroi e nuove missioni secondarie. Quindi dobbiamo aspettarci un supporto longevo e una campagna che nel complesso potrà veramente durare tante ore. Un interessantissimo supporto post lancio, quindi per Marvel Avengers, che si conferma uno dei titoli veramente da tenere d'occhio
per quanto riguarda l'anno prossimo. Assolutamente sì. E a proposito di occhio, anche l'occhio vuole la sua parte, e quindi com'è il comparto tecnico di Marvel Avengers? Cioè, oltre ad essere bello da giocare, è anche bello da vedere? Allora, ovviamente ci troviamo in uno stato di pre-alpha, quindi il gioco è ancora lontano dal suo rilascio, e infatti manca quasi un anno, a maggio del 2020. Quindi quello che ci siamo trovati di fronte è sicuramente un comparto tecnico bello, molto bello, iper spettacolare, effetti particellari strabilianti, modelli poligonali dei personaggi bellissimi, però ovviamente il frame rate era particolarmente instabile, e in generale si vede che è un prodotto che deve essere ancora perfezionato, limato e smussato in alcune sue problematiche. Però ci possiamo veramente trovare di fronte un ottimo prodotto anche sotto il profilo tecnico. Bene, non ci aspettavamo altro, direi, da Square, da Crystal Dynamics e dagli Avengers. E per ora è tutto per quanto riguarda sempre Marvel Avengers alla Gamescom 2019. Vi ricordiamo di continuare a seguirci su tutti quanti i nostri canali e sul sito. Alla prossima! Alla prossima! Non mi rubare le battute!